Si è aperta oggi con la Coppa Italia a Doberdò del Lago la competizione nazionale di mountain bike orienteering che si concluderà domani a Dolegna con il campionato italiano. Si tratta di una disciplina che associa la velocità sulle due ruote alla capacità di orientarsi in un ambiente naturale sconosciuto. Maurizio Mervar. Tra Carso e Coglio, a 2 giorni del mountain bike orienteering nella specialità middle distance. Oggi Coppa Italia con valore di campionato regionale tra le doline del Carso Isontino. Partenza a pochi passi dal centro di Doberdò del Lago. La mappa del percorso viene consegnata 1 minuto prima della partenza e va posizionata sull'eggio rotante della bicicletta per poterla orientare correttamente con i punti cardinali. Poi via sui tracciati più suggestivi nella vegetazione primaverile ormai esplosa e sui camminamenti storici della Grande Guerra, 150 partecipanti in 11 categorie, dagli esordienti agli elite, in gara i migliori degli italiani e l'intera squadra nazionale austriaca, compreso l'allenatore che si cimenta negli over 50. Per ogni categoria un percorso diverso con punti di passaggio obbligatori segnalati dalle lanterne arancioni, ma attenzione ai tratti comuni, validare la C-card su un marcatore che non è il proprio porta penalità e crea confusione. E prima dello sprint sul costone del Gradina la discesa più spettacolare. La lanterna di passaggio obbliga a frenare, ma anche così qualcuno si fa prendere dalla foga. Al traguardo per le donne, primo posto per la medaglia di bronzo mondiale, la cremonese Laura Scaravonati in 55 minuti e 51 secondi. Oggi era un percorso davvero degno di una gara internazionale, secondo me, rispetto ad altri terreni. Oggi era davvero interessante, poco urbanizzato, sentieri belli da guidare, guardare la carta, non mancava niente davvero. Tra gli uomini invece successo del trentino Luca Dalla Valle in 53 minuti e 30, secondo posto per il friulano Elvis Forabosco di Tarcento. Dura per il fondo, compatto, ma comunque anche abbastanza irregolare, viste le pietre, diciamo, anche pronunciate. Bisognava stare concentrati dall'inizio alla fine. I campioni dell'orientamento su due ruote premiano così la vocazione isontina alla mobilità sostenibile. Domani tappa conclusiva tra le alture e i vigneti di Dolegna del Coglio.